Oggi, a passato e presente, parliamo di fascismo e repressione, tutto inizio nel 1926, con l'istituzione del Tribunale Speciale. I primi due processati, due ragazzi che hanno dato del puzzone a Mussolini, vengono condannati per alcuni mesi. Poi però c'è il processo importante, quello ai dirigenti comunisti, tra i quali Gramsci e Terracini. Lì le pene sono di decine di anni. E poi l'istituzione del confino, confino in cui vengono mandati dirigenti politici come Giorgio Amendola, ma anche grandi intellettuali come Carlo Levi, che lascerà il libro Cristo si è fermato a deboli, e Altiero Spinelli, che lascerà, insieme ad altri, il manifesto di Ventotene. Novembre 1926. Viene istituito il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, che ha il compito di giudicare i reati politici e reprimere tutte le attività contro il regime fascista. 28 maggio 1928. Si svolge a Roma, nell'aula quarta del Palazzo di Giustizia, il processo contro i leader comunisti. Il segretario del partito, Antonio Gramsci, è condannato a 20 anni di carcere. Luglio 1943. Dopo la caduta del fascismo e dopo aver distribuito 28.000 anni di carcere nei suoi 17 anni di attività, il Tribunale Speciale viene sciolto dal governo Badoglio. Di fascismo e repressione parliamo oggi col professor Giovanni De Luna e con Maria Chiara Conti, Guglielmo Motta e Ilaria Fazzini. Professore, le chiedo prima una cosa per inquadramento. Che differenza c'è fra dire regime autoritario e regime totalitario? Non l'ho mai capito benissimo. Sì, cerchiamo di spiegarla. Il regime autoritario rinvia all'ancien regime, è una modalità di governo appunto autoritario, tipicamente ottocentesco. Il progetto totalitario è totalmente diverso. Totalitarismo vuol dire cercare di assorbire integralmente tutta la società civile dentro le istituzioni. È, come si dice, un progetto che prevede il controllo e l'integrazione dei cittadini dalla culla alla tomba, cioè tutti i segmenti anagrafici, l'infanzia, la giovinezza, hanno una loro organizzazione. Lo Stato totalitario è quello che abbraccia totalmente la società civile assumendola al suo interno. Mentre un regime autoritario non gliene importa niente. Il regime autoritario si ferma alla soglia, per esempio, della vita privata. Il regime autoritario non ingloba la famiglia. La famiglia era dentro la compagine del fascismo. Gli individui erano totalmente assorbiti. Per esempio i celibi non potevano essere celibi perché c'era una tassa sul celibato. Non c'era un segmento né anagrafico né produttivo del paese che doveva sfuggire al controllo delle istituzioni statali. Questo, il progetto totalitario, è sussumere all'interno della compagine statale l'intera società civile. Il regime autoritario si fermava invece, come dire, rispettava la privacy degli individui, se vogliamo usare un termine moderno. Chiarissimo, professore. Allora entriamo nel primo capitolo, dove vediamo come nell'Italia fascista il Tribunale Speciale diventa uno dei principali strumenti di potere. Nell'autunno 1926 si compie la piena trasformazione del fascismo in regime totalitario. Il quarto attentato a Mussolini, avvenuto a Bologna il 31 ottobre, fornisce l'occasione per una forte accelerazione di questo processo. A novembre, mentre Antonio Gramsci e altri dirigenti comunisti vengono arrestati, tutti i partiti di opposizione sono sciolti e dichiarati fuori legge. Nasce la polizia politica, la famigerata Ovra. Viene creato il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, è ripristinata la pena di morte e istituito il confino di polizia. Questi provvedimenti, dietro cui c'è la regia del guardasigilli Alfredo Rocco, si aggiungono a quelli dei mesi precedenti. Accentramento di poteri nella figura del capo del governo, sostituzione del sindaco eletto dal popolo con il podestà nominato dal governo, soppressione dei giornali antifascisti e censura sulla stampa, divieto di sciopero e riconoscimento dei soli sindacati fascisti, legge sui fuoriusciti, che toglie la cittadinanza agli esuli e sequestra i loro beni.
un insieme di norme che prende il nome di leggi fascistissime. La svolta autoritaria si accompagna al tentativo di istituzionalizzare il regime e dargli una veste di legalità. Il Tribunale Speciale si rivela presto uno dei più efficaci strumenti per la repressione del dissenso. Con lo scopo di giudicare i reati politici, opera al di fuori della magistratura ordinaria e agisce con ampi margini di discrezionalità. Si comporta come un tribunale militare in tempo di guerra e le sue sentenze sono inappellabili. A morte, assassini! Ha un presidente appartenente alle forze armate e 5 giudici, scelti per lo più tra la milizia fascista, ma anche tra ufficiali militari e magistrati. L'istruttoria è segreta e l'imputato, sottoposto sempre a carcerazione preventiva, non conosce le accuse se non quando entra in aula. Il dibattimento è rapido e sommario, le garanzie per la difesa praticamente nulle. Ma a dispetto del modo sbrigativo di procedere, le udienze si svolgono seguendo una ritualità solenne, con picchetti d'onore e giudici vestiti in alta uniforme. La messa in scena è studiata per celebrare i fasti del regime e umiliare gli oppositori. Il Tribunale Speciale è controllato in modo diretto da Mussolini, che ne nomina i membri e dà la sua approvazione alle sentenze. L'obiettivo principale è colpire l'opposizione antifascista, certo, ma anche intimidire gli italiani, educandoli all'obbedienza. Il 1 febbraio 1927 si inaugurano i lavori del Tribunale e i primi ad essere processati sono Giuseppe Piva e Cataldo Doria, due operai accusati di aver dato del puzzone al Duce. Vengono condannati a 9 mesi di carcere e a 1 anno di sorveglianza speciale. Come loro, sono molti i semplici cittadini che per una frase di troppo, un mugugno sfuggito, si ritrovano in carcere o al confino. Ma nell'aula quarta del Palazzo di Giustizia di Roma, dove si tengono i processi, passano anche i principali protagonisti dell'antifascismo. Nel maggio 1928 si svolge il cosiddetto processone contro i dirigenti comunisti arrestati 1 anno e mezzo prima. Antonio Gramsci viene condannato a 20 anni di carcere, Umberto Terracini a 22. Il Tribunale Speciale dovrebbe durare 5 anni, ma ad ogni scadenza viene prorogato fino alla caduta del fascismo, nel luglio 1943. In 17 anni di attività vengono inquisiti quasi 16.000 antifascisti ed emanate 5.596 sentenze di condanna per quasi 28.000 anni di carcere. Maria Chiara Conti, c'è una certa discussione nel Partito Comunista su come rispondere alle cosiddette leggi fascistissime. Sì, diciamo che appunto saranno proprio l'emanazione delle leggi fascistissime, no? Che hanno seguito l'attentato di Zamboni a Bologna, a in un certo senso far interrogare il Partito Comunista sulle modalità, no, di azione che questo partito duramente colpito, e saranno proprio l'anno diciamo clou di questa repressione, sarà il 1927, quindi l'anno più duro, su come appunto agire in Italia, poter agire in Italia e non solo all'estero, perché appunto il partito aveva anche un centro estero, e le modalità per fronteggiare il regime. E proprio in questi anni dove c'è un partito molto diciamo scosso da questi arresti, ma anche attorcigliato in un certo qual modo su se stesso, appunto a causa degli arresti, che proprio nel partito si dibatterà su questa questione. Cioè, è necessario utilizzare la violenza, è plausibile utilizzare la violenza anche a mezzo di attentati terroristici per porre fine al regime? Ecco, il partito dirà sempre no. Però ci sarà la FIGC che in un certo senso solleverà questo diciamo dilemma, che si risolverà forse solo con la resistenza, quindi con la presa alle armi del partito dopo appunto l'8 settembre. Però appunto si dibatterà molto in clandestinità di questo tema, cioè come fronteggiare il regime in un clima sempre più opprimente di repressione. Allora, fermo restando che la FIGC di cui ha parlato adesso Maria Chiara Conti era la Federazione Giovanile Comunista, passo, torno da lei, professor De Luna. Si tratta di un regime orribile,
totalitario, ma il cui effetto repressivo è assolutamente incomparabile rispetto a quello nazista o a quello sovietico. Sì, la questione storiografica che è stata affrontata era legata a una certa imperfezione del progetto totalitario del fascismo. Si diceva che il fascismo è un totalitarismo imperfetto. Questo rinvia al fatto che effettivamente quel progetto totalitario di cui abbiamo parlato all'inizio, in Italia si era arenato alle soglie di centri di potere che preesistevano al fascismo e che sarebbero durati dopo il fascismo. Penso alla monarchia, penso al Vaticano, penso all'esercito, penso al blocco del potere economico, tutti i centri di potere che non vengono scalfiti nella loro egemonia dal fascismo. Quindi da questo punto di vista si potrebbe parlare di totalitarismo imperfetto. Rimane però un fatto vero e reale, che dal punto di vista dell'apparato repressivo dello Stato, quello è un totalitarismo perfetto. Perché, come dire, il Tribunale Speciale, l'Ovra, la Milizia Volontaria Nazionale, cioè vengono istituite tutta una serie di istituzioni parallele a quello dello Stato liberale, che hanno esclusivamente e solo il compito di reprimere il dissenso e di controllare l'opinione pubblica. Quindi da questo punto di vista io credo che si possa parlare di totalitarismo perfetto in tutti i sensi. È ovvio, è una vergogna, le ripeto, una macchia nella nostra storia, però per esempio quello che lei citava, la sopravvivenza della monarchia, è vero che quella monarchia è quella che consente a Mussolini nel 22 di prendere il potere. Però è vero che ordisce anche il colpo di Stato del luglio del 43 con cui disarciona Mussolini. In fondo non è una differenza da poco. No, che... anche, io parlavo prima anche del Vaticano. Il Vaticano che certo, nel 29 fa il concordato e si allea con il fascismo, poi è una delle forze che fa cadere il fascismo nel luglio del 43. Quando i fascisti parlano di congiura monarchico-badogliana, ne parlano proprio a proposito di questi tipi di interlocutori, che sono dei centri di potere molto forti che il fascismo non ha scalfito. Certo, io adesso le faccio vedere un filmato girato ovviamente molti anni fa, in cui Umberto Terracini, il dirigente del Partito Comunista che poi firmerà la Costituzione e che ricevette una delle condanne più pesanti dal Tribunale Speciale, racconta quello che gli capitò. Il senatore Umberto Terracini, che oggi ha 81 anni, è stato subito dopo la guerra presidente dell'Assemblea Costituente. E poi io volevo chiederle come mai allora in quel processone lei ha avuto la pena più alta, diciamo più alta perfino di Gramsci. Credo di poter dire che sono stati due i motivi. Il primo è che avevo già alle mie spalle altri processi, altre condanne, ero quindi per il fascismo un pregiudicato politico, non di criminalità comune. Il secondo motivo dovrebbe essere quello che, avendo io sempre nel partito curato la parte organizzazione, ero considerato particolarmente pericoloso proprio perché fino a quel momento il partito aveva potuto svilupparsi in grazia della mia attività specifica. Il processo contro i comunisti fu il primo importante processo fatto dal Tribunale Speciale. Perché se la presero in particolare con i comunisti, professor De Luna? Ma sì, è un dato statistico, nel senso sui 5.000 errotti condannati dal Tribunale Speciale, 4.800, quasi l'80% erano comunisti. Ma questo perché? Questo rinvia a una concezione militante dell'opposizione al fascismo, che non riguardava tanto il terrorismo, non riguardava tanto l'attentato, il gesto esemplare. Questa è una tematica che appartiene più agli ambienti di giustizia e libertà. Giustizia e libertà, nella sua componente liberal-democratica, accarezzò spesso il progetto di attentare alla vita di Mussolini o di fare attentati, soprattutto tra il 1929 e il 1932. Il PC no, però Mussolini lo temeva di più, proprio perché Mussolini conosceva la dimensione imbelle del riformismo italiano, del socialismo italiano, e aveva capito che in realtà
l'unico aspetto militante di quella cultura che allora si definiva quella del movimento operaio era quella legata ai comunisti, che quindi i comunisti erano al primo posto nei bersagli da colpire dal punto di vista della repressione. E i socialisti? I socialisti vivono una stagione di totale inerzia. Guardi, la sconfitta contro il fascismo fu una sconfitta deleteria. Quando una forza politica viene sconfitta, perde la consapevolezza di se stessa, si smarrisce nelle recriminazioni, nei rancori. La sconfitta è devastante e la sconfitta avuta da Turati e dal Partito Socialista era stata totale, nel senso che erano stati sgominati ed erano rimasti, si vede nel dibattito, in esilio tra i dirigenti socialisti, non facevano altro che rimproverarsi a vicenda di non essere stati in grado di fronteggiare Mussolini. Le due uniche forze, Giustizia e Libertà e il Partito Comunista, sono quelle più immuni dalla tara genetica della sconfitta, diciamo così, e difatti sono le uniche forze che, come dire, validamente si oppongono al fascismo. Professore, rapporto nel secondo capitolo, dove vediamo come con il sistema repressivo messo a punto dal regime migliaia di oppositori perdono la libertà. Dopo la nascita del Tribunale Speciale, le prigioni italiane si riempiono di antifascisti. Sono coloro che hanno deciso di rimanere in Italia per opporsi al regime, in maggioranza comunisti. Il lavoro dell'ovra, guidata dal nuovo capo della polizia, Arturo Bocchini, è minuzioso e sistematico, tanto che nel casellario politico centrale si accumulano 110.000 fascicoli di dissidenti. Le amnistie che si susseguono, più che da ragioni umanitarie, sono motivate dalla necessità di svuotare carceri stracolme. Nel 1931 Alfredo Rocco vara, insieme alla riforma del codice penale, anche il nuovo regolamento carcerario, inasprendone gli aspetti punitivi. Un regolamento che rimarrà in vigore fino al 1975. Appena entrati in penitenziario, ai reclusi viene dato un numero di matricola, che da quel momento diventa il loro nome, con l'esplicito obiettivo di annullarne la personalità. Ci sono lunghi periodi di isolamento che logorano l'equilibrio psichico dei prigionieri. Molti finiscono in manicomio, vittime di depressione o crolli nervosi. Le condizioni materiali della detenzione sono molto pesanti. L'alimentazione è scarsa e di pessima qualità. L'igiene precaria e lacunosa, con il bugliolo, il recipiente usato come latrina, che diventa il simbolo della vita in carcere. Se ci si ammala, è difficile essere curati in modo adeguato e non sono pochi quelli che muoiono dietro le sbarre, soprattutto a causa di malattie infettive, come la tubercolosi. La durezza della carcerazione spinge molti familiari a chiedere la grazia per i propri congiunti, ma quasi nessuno degli antifascisti accetta questa comoda via d'uscita, che significherebbe ripudiare le proprie convinzioni. Il regime è molto attento a evitare che i prigionieri politici possano fare opera di proselitismo nei confronti di quelli comuni. Così decide di concentrarli in tre grandi carceri di massima sicurezza: a Civitavecchia, vicino Roma, a Fossano, in Piemonte, e a Castelfranco Emilia. Il risultato, però, è che questa concentrazione agevola il contatto tra i dissidenti, che riescono più facilmente a comunicare tra loro e a ricreare una qualche forma di vita associativa, al punto che Altiero Spinelli arriva a dire: «Disponevamo fra le mura del carcere di una libertà di parola che in Italia non esisteva più». I penitenziari diventano così paradossalmente luoghi di formazione politica, dove i militanti più maturi educano i più giovani e quelli meno scolarizzati. Non è solo un'opera di indottrinamento ideologico. Si formano gruppi di studio chiamati collettivi, dove vengono approfonditi temi politici, ma anche di altra natura. Una generazione di oppositori al fascismo trova in carcere la possibilità di rendere più solido il proprio convincimento politico e affinare la propria formazione. Una scuola che, secondo molti, ha contribuito a formare i ranghi della futura resistenza.
È in questo contesto che Gramsci scrive I quaderni del carcere, una delle opere fondamentali della cultura italiana del Novecento. Proprio quel Gramsci di cui, quando era stato condannato dal Tribunale Speciale, un giudice aveva detto: «Bisogna impedire a questo cervello di funzionare per almeno 20 anni». Guglielmo Motta, l'ovra, la polizia politica, qualcuno ha messo in dubbio che sia realmente esistita in quanto tale? Sì, in realtà, esatto, è un tema molto intricato, molto complicato, perché molti hanno messo in discussione l'esistenza, però in realtà, se la consideriamo come un organo dello Stato, seppur segreto, svolse un ruolo davvero importante per quanto riguarda l'azione repressiva dello Stato, perché era proprio questo il suo obiettivo: reprimere l'antifascismo, e si rivolgeva principalmente contro i nemici dello Stato fascista, quindi socialisti e comunisti in primis, e fu un'azione decisamente capillare, decisamente efficace. Per esempio l'arresto di Ferruccio Parri, l'arresto di Pietro Secchia e Camilla Ravera, e fu un'azione, come dicevo prima, appunto decisamente capillare. Si viene però a creare, quindi, a mio modo di vedere almeno, un doppio binario, perché da un lato, se pensiamo all'aspetto prettamente militare, prettamente tecnico, si riconosce che nel regime fascista c'era una certa difficoltà nel raggiungere i risultati previsti. Pensiamo ad esempio a cosa accadrà negli anni 30 in Etiopia, o ancor peggio durante la Seconda Guerra Mondiale. Dal punto di vista invece dei servizi segreti, dell'ovra appunto, si raggiungono alcuni risultati importanti, e anche dal punto di vista dell'intelligence, che proprio in questi anni assume un'importanza fondamentale. Un esempio in quest'ultimo ambito è quello di Giacomo Antonini, che era una spia, un agente segreto dell'ovra, ed era anche intimo di Carlo Rosselli, e sarà proprio tra i responsabili della sua morte nel 1937. Professore, che senso ha avuto tutta questa tendenza a mettere in discussione che l'ovra sia mai esistita? Che si chiamasse così, non avesse un capo? Non ho capito il senso di questa polemica. Ma credo che tutto nasca perché lo stesso acronimo dell'ovra è abbastanza misterioso, nel senso Organizzazione per la Vigilanza e la Repressione dell'Antifascismo. Si rincorrono varie definizioni. Resta il fatto che l'ovra è stata una realtà operante, ha reclutato spie, ha reclutato infiltrati, ma questo rinvia un po' alle cose che dicevamo all'inizio. Il fascismo aveva bisogno di affiancare alle istituzioni dello Stato liberale le sue proprie istituzioni, quindi alla magistratura ordinaria si affianca il Tribunale Speciale, all'esercito si affianca la Milizia Volontaria Nazionale, ai servizi segreti, al SID, che era in mano ai carabinieri, che quindi era di fedeltà dinastica, di fedeltà monarchica, si affianca l'ovra, che invece è una emanazione diretta del fascismo. L'ovra riesce a infiltrarsi quasi senza colpo ferire, soprattutto per esempio negli ambienti di Giustizia e Libertà, che erano molto più permeabili. Io ho definito la cospirazione di Giustizia e Libertà una cospirazione alla luce del sole, proprio perché rifiutava le regole della clandestinità, che invece erano ferreamente applicate nell'ambito dei comunisti. Però questa cospirazione alla luce del sole aveva un prezzo da pagare: ti lasciava libero come individuo, però poi il prezzo era quello che l'ovra ti beccava, come ha beccato Giustizia e Libertà nel 32, nel 34, nel 37. Per il PC non era così, però il modello cospirativo del Partito Comunista, che era un modello chiuso, settario, pieno di sospetti verso l'esterno, pieno di diffidenza, certo resisteva meglio all'infiltrazione dell'ovra, però anche qui c'era un prezzo da pagare: un compagno non era mai un amico, la logica del sospetto era una logica devastante, soprattutto dopo le purghe staliniane. Tu eri chiamato a diffidare dei più fedeli al partito, perché quelli erano i più sospetti. Ecco, quella era una logica demenziale che apparteneva però soltanto all'universo comunista. Ha sentito nel filmato quella frase di Altiero Spinelli? Lui dice: in fondo, nel carcere, al confino, noi facevamo delle cose che fuori non si potevano fare: università antifasciste, corsi collettivi, dibattiti. Sì, da questo punto di vista il carcere è stata una grossa palestra politica. Cioè, quando io parlo di una classe dirigente come quella dell'Italia Repubblicana
quando crolla il fascismo e dopo la resistenza, parla di una classe politica, di una classe politica nella sua interezza, non soltanto dei singoli partiti, effettivamente all'altezza dei compiti gravosi che l'aspettavano. E questo era legato al fatto che gli ambiti di selezione e di formazione di quella classe politica era stata la conduzione della resistenza, il carcere, il confine, quindi c'era stato un apprendistato duro e un apprendistato che aveva prodotto una straordinaria classe politica. Ma perché i fascisti permettevano che in carcere si svolgessero quelle attività politiche? In realtà non è che lo consentissero, il regolamento carcerario era durissimo. La scelta, il boomerang del fascismo fu quella di concentrare tutti gli antifascisti nelle carceri speciali. Quello favorì il contatto tra di loro. E allora entriamo nel terzo capitolo, quello forse più importante, dove vedremo come il confino di polizia si rivela uno dei più duttili ed efficaci strumenti di repressione del regime. Il confino di polizia viene istituito nel novembre 1926 con il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Sostituisce il vecchio domicilio coatto, ne estende l'applicazione e ha l'obiettivo di colpire soprattutto gli oppositori politici. Quella che nell'ordinamento dello Stato liberale era una misura straordinaria, ora diventa ordinaria. Il confino non è una pena, ma una misura di prevenzione. Non c'è bisogno di avere commesso un reato, basta un sospetto, la denuncia di un cittadino o il timore di pericolosità sociale per essere spediti a centinaia di chilometri dalla propria residenza e isolati socialmente. È una commissione provinciale a decidere chi deve andare al confino. La commissione è composta dal prefetto, dal questore, da un procuratore del re, dal comandante dei carabinieri e dall'immancabile ufficiale della milizia fascista. L'alto grado di discrezionalità e di arbitrio, insieme alla procedura agile e veloce, rendono il confino uno strumento duttile ed efficacissimo nella repressione dei dissidenti. Riesce a colpire laddove il codice penale non può arrivare e dove anche il tribunale speciale ha difficoltà a intervenire. Non essendoci un reato, diventa impossibile difendersi e quella che viene considerata una semplice misura di prevenzione diventa di fatto una prigione a cielo aperto che nel corso degli anni accoglierà più di 12.000 antifascisti. Il confino si rivela uno strumento utile anche per liberarsi in modo discreto di persone scomode. È il caso degli omosessuali, considerati una vergogna da liquidare in silenzio. Oppure dei dissidenti fascisti, alle cui vicende il regime non vuole dare troppa pubblicità. I luoghi destinati al confino sono soprattutto le isole, come Ponza, Ventotene, Ustica, ma anche piccoli e sperduti paesi del sud, dove l'isolamento è perfino maggiore. Appena arrivati, i confinati ricevono la carta di permanenza, dove ci sono tutte le prescrizioni per il soggiorno. Si può circolare, ma con molte restrizioni e controlli. Il lavoro è obbligatorio. Il contatto con la popolazione locale è scoraggiato o impedito. Qualunque trasgressione viene punita con severità. Il limite del soggiorno è di 5 anni, ma spesso viene prorogato. Quasi sempre, dopo il carcere, i dissidenti sono inviati al confino, invece che essere sottoposti a sorveglianza presso il proprio domicilio. Vi sono destinati anche quelli che il Tribunale Speciale ha assolto, ma che il regime vuole comunque tenere sotto controllo. Così anche le isole, come le carceri, si riempiono di oppositori politici. E come nelle carceri, gli antifascisti si ritrovano insieme e discutono, studiano, fanno progetti. Insomma, riescono a ricostruire, nonostante le difficoltà del soggiorno, quei nuclei di dibattito politico e di confronto ideale ormai inesistenti nella società civile. I compagni di Ponza c'erano già tanti, perché stavano raccogliendo a Ponza tutti i dirigenti, ex dirigenti comunisti nazionali, ma anche quelli delle regioni. E non so come, ma forse dalla stessa direzione, avevano saputo che dovevo arrivare io quel giorno.
quando io arrivai, li trovai tutti schierati, in modo che per arrivare fino alla porta dell'ufficio, della direzione, potei passare davanti a ognuno e sentire il saluto di ognuno. È proprio al Confino che una figura come Altiero Spinelli riesce a scrivere insieme a Ernesto Rossi il Manifesto di Ventotene, che diventerà uno dei testi fondanti della futura Unione Europea. Ilaria Fazzini, ho visto adesso Camilla Ravera, era singolare il suo ricordo, ma quindi ci furono anche donne confinate dal fascismo. Esattamente, sì, ci furono delle donne confinate dal fascismo, certamente in numero inferiore agli uomini, ma tra il 26 e il 43 in effetti anche le donne subirono il confino di polizia. In particolare abbiamo visto Camilla Ravera, ma come lei possiamo ricordare Adele Bei, Cesira Fiori, tutte donne che furono confinate, peraltro dopo un lungo periodo di detenzione nelle carceri. Ci fu la possibilità per loro di ritrovarsi, di discutere, di dibattere. Per le donne più che mai questa fu un'importante occasione di formazione politica, e non a caso queste figure, insomma, che abbiamo citato, femminili, sono tutte figure che poi ebbero un ruolo importante nella Resistenza, ma anche poi nell'Italia repubblicana, rivestendo un ruolo politico importante. Erano sì antifasciste, per lo più comuniste e socialiste, ma abbiamo anche casi di donne comuni, tra l'altro, non solo quindi internate, diciamo confinate, o meglio, per motivi politici, ma anche perché non si adeguavano, ecco, diciamo così, al modello femminile imposto. In alcuni casi il confino fu utilizzato anche per allontanare, pensiamo alle zingare, ma anche in alcuni casi levatrici, che venivano accusate di procurare aborti dalla società. Professor De Luna, quando uscì un libro straordinario, quello di Giorgio Amendola, un dirigente comunista, si chiamava Un'isola, e fece molto discutere il fatto che lui raccontava di queste riunioni con i compagni, che nell'isola, l'isola di Ponza, dove andò al confino, si fece raggiungere dalla sua fidanzata Germain, che sposò, fecero una figlia, insomma, diede un quadro che non era quello che siamo abituati a conoscere. Perché lo facevano? Perché erano così riduzionisti? Beh, non è proprio così. Tenete conto che allora Ponza, Ventotene, Ustica, Lipari, che oggi ci sembrano dei luoghi paradisiaci, bellissimi, erano fuori da tutte le rotte. Essere lì voleva dire veramente diventare claustrofobici, perché non potevi uscire, non potevi muoverti, non eri libero dentro di te. E questa dimensione era proprio quello che il fascismo voleva ottenere. Cioè, perché ti mandavano al confino? Perché volevano espellerti dal tuo contesto sociale, volevano spezzare le tue reti di relazioni, e ci riuscivano perfettamente. Detto questo, però, è certo che poi l'autorappresentazione era quello che lei diceva, ma ci sono anche dei dati di fatto. Cioè, il manifesto per l'Europa di Altiero Spinelli, Ernesto Rossi e Eugenio Colorni viene elaborato a Ventotene, quindi c'erano anche questi momenti di straordinaria e prodigiosa creatività politica. Però questo non deve far dimenticare, diciamo, il contesto all'interno del quale queste cose avvengono. Penso, per esempio, rispetto alle donne, guardi che rimanere se stessi nelle carceri o al confino per una donna era molto più complicata, perché comunque venivi scaraventata fuori dal tuo contesto familiare, eri allontanata dai tuoi figli, venivi colpita nella tua maternità, in quello che era allora il cuore della femminilità. Per cui, per esempio, le donne si trovavano anche sole, senza l'appoggio del partito. Per i maschi, sia al confino che al carcere, si dibatteva sull'ortodossia, ci si accapigliava sul fronte unico, sul socialfascismo, sul patto Molotov-Ribbentrop. Le donne non avevano nessuna informazione, per cui dovevano inventarsi loro il modo di essere ortodosso, e trovarono per esempio questa forma estrema di rifiuto della religione. Cioè, le donne comuniste, antifasciste, eccetera, non andavano a messa, non facevano la comunione, proprio per in quel modo di, come dire, esprimere la loro ortodossia, sì, la loro fedeltà al partito. Certo, mandare. Senta, le faccio vedere, perché poi c'era una differenza fra finire al confino, come Amendola, che finisce a Ponza, o finire al confino sulla terraferma, come uno dei più importanti intellettuali italiani, Carlo Levi,
che ne scrisse un libro, Cristo si è fermato a deboli. Io sono arrivato nel 1935 in un paese sperduto della Lucania, poi sono stato mandato in un altro paese ancora più piccolo e più remoto, dopo due esperienze di prigione, come uno dei dirigenti del movimento clandestino di Giustizia e Libertà. Mentre il confino nelle isole permetteva, sia pure dentro una disciplina di ferro e odiosa, un contatto continuato con i compagni, tanto che appunto i compagni riuscirono a fare delle isole delle specie di università dell'antifascismo, continuamente pericolanti, continuamente esposte a provocazioni e a gravi forme di persecuzione, ma tuttavia con elementi politicamente positivi, il confino dell'interno, costringendo all'isolamento totale, non aveva questa possibilità di rapporti d'ordine politico. Costringeva persone che venivano da un mondo diverso, con interessi diversi, con rapporti diversi, alla solitudine. È vero, è un prezzo da non pagare, però effettivamente se noi ci pensiamo, di lì dal confine e dalle prigioni sono uscite una classe dirigente politica e intellettuale di primissimo livello. Sì, i risultati sono quelli che parlano per loro, cioè dal 45 al 48 l'Italia in 3 anni si ricostruì totalmente dalle macerie della guerra, ci demmo una Costituzione che è valida ancora oggi, andammo a votare nelle elezioni del 2 giugno del 46 con delle percentuali che sfiorarono il 90%, ci fu, come dire, una febbre di mobilitazione politica ma anche di dinamismo e di voglia di ricostruire, e quella classe dirigente riuscì a intercettare questa voglia e riuscì a farsene carico e a farsene interprete. E allora siamo arrivati alla conclusione di questa puntata e non posso finirla senza segnalare un suo libro, che è Giovanni De Luna, Donne in oggetto, l'antifascismo nella società italiana 1922-1939, che se non ricordo male fu pubblicato da Bollati Boringhieri. A lei gli altri due. Giovanni Taurasi, pubblicato dall'Ampia, ed è si chiama Le nostre prigioni, ed è proprio una storia della vita dei dissidenti antifascisti nelle carceri fasciste. E il primo ancora c'è questo di Pompeo D'Alessandro, Leonardo Pompeo D'Alessandro, che si chiama Giustizia fascista, ed è proprio la storia del Tribunale Speciale, ed è stato pubblicato dal Mulino nel 2020, l'anno scorso. Ringrazio il professor Giovanni De Luna, ringrazio Maria Chiara Conti, Guglielmo Motta, Ilaria Fazzini, e mentre vi raccomando di prendere nota del libro del professor De Luna che ho suggerito io e degli altri due libri suggeriti dal professor De Luna, passo alle conclusioni. Donne in oggetto, l'antifascismo nella società italiana, 1922-1939, Giovanni De Luna. Bollati Boringhieri, 1995. Le nostre prigioni, storie di dissidenti nelle carceri fasciste, Giovanni Taurasi, edizioni Ampia, 2019. Giustizia fascista, storia del Tribunale Speciale, 1926-1943, Leonardo Pompeo D'Alessandro, Il Mulino, 2020. Giovanni De Luna ci ha detto come qualcuno ironizzò sul confino parlandone come di una villeggiatura, e la villeggiatura è il nome che Marco Leto diede a un famosissimo film del 1973 dove Adolfo Celi interpretava il ruolo del commissario Rizzuto. E cosa faceva il commissario Rizzuto? Cercava, per così dire, di sedurre un docente universitario interpretato da Alberto Maria Merli, mandato al confino. Questo docente universitario era un giovane borghese, stava per cedere alle lusinghe del regime avanzate dal commissario Rizzuto, quando una finta rissa aveva portato all'uccisione di un ragazzo comunista. E lì il docente universitario aveva lasciato perdere le lusinghe di Adolfo Celi, commissario Rizzuto, ed era passato all'opposizione vera e propria.